Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati in Adriatic League in questo giovedì sera quindi significa Formula 3 e Formula 3 in Messico, sì, perché non è Rando 21 invece che essere Brasile, siamo in Messico perché è saltata la live 2 settimane fa e mi trovo qui insieme a Ludo Buonasera. e al buon Zax che invece che guidare la sua Renault al commento con noi per impegni lavorativi. E Buonasera a tutti. niente, seguiamo un pochino la Q1 che vedrà schierare 16 piloti questa sera, piloti titolari più riserve, e mette solo Zappo per quanto riguarda la gara di quest'oggi perché la scorsa volta era meteo totalmente soleggiato. Felix intanto nell'area è già crashato, Felix. Se mi date un feedback per la live, se qualcuno sta guardando, anche gli spettatori, se Sì, va tutto a posto. guardando le prime persone in pista, che sono Dogana, che comunque riserva, l'abbiamo visto già spesso nella nostra categoria F3 e nei nostri campionati, perché ha fatto wildcard anche in F2. Vale Million, che sta entrando adesso nello stadio, sarà il primo a segnare un giro, e poi Sam Justicer che è nel primo settore. Sam Justicer che oggi ha il primo vero match point per il mondiale. A 2 gare dalla fine potrebbe mettere un gap superiore ai 25 punti e essere campione del mondo già da oggi. Vediamo allora cosa farà. Scende in pista con gomma gialla. Mentre parte giro di Vale Million e di Dugana. Seguiamolo allora. Tanto Zach, se vuoi dire un attimo un po' la tua di com'è questa pista, che cosa ti attrae, qual è la difficoltà, ecco. E anche di questa categoria, te che sei comunque un veterano, ecco. Zach? Abbiamo perso il segnale. Abbiamo perso il segnale, sì, super. Super Zax oggi è rimasto sul pezzo qualche minuto, poi nel momento principale è crashato. E Vale Million che si prende qualche rischio già dalla Q1, perché sta dando dal secondo settore per buttarsi dentro lo stadio. Vediamo il suo tempo, sarà ovviamente il super fuzia iniziale, cioè il primo a registrare il tempo. Esce bene dall'ultima curva, bravo a non sputare. Salita da Dogana, arriva Vale Million, 15-2. Dogana lo segue, che ha tagliato, per non fare di sul tempo, e Toretto 1-15-6, quindi dietro Vale Million. Arriva un ass, quella di Max e Mark, che fa registrare 1-15-9. Anche una Renault a mio avviso in pista, riserva, anche lui l'abbiamo visto diverse volte, va molto largo e prende il taglio, sì. Quindi taglio Ha preso anche il per questo taglio motivo. proprio nel giro di lancio. Sì, nell'ultima curva, sfortunato, anche se è veramente molto largo. Sta arrivando il leader del mondiale, Sainz Aces Serenghi. Vediamo quanto lo metterà a segno. Secondo, quindi buon giro di Vale Million, che mette 4 decimi di gap tra lui e il leader della classifica iridata. Comunque ha fatto Assi. un ottimo giro, 15 secondi con gomma gialla. Sì, vero, gomma gialla, giusto, perché sono anni di tecnica questa cosa qui, che detezione attuale è gomma gialla per sempre, è l'unico con gomma gialla. Arriva la McLaren di Vegana nel giro, ok, 16.5 Alpino il suo tempo con gomma rossa. Eccolo Zax è rientrato tra noi. Sì, mi è crashato il PS Remote, ma la PlayStation è ancora attiva. Ottimo, ottimo. Magnifico. Bentornato. Grazie. Tanto sta arrivando MVIT. Ah MVIT no, niente, si deve Felix. rilanciare, no, Sì, si deve giustamente. rilanciare MVIT. E c'è Jadebrim che oggi è il suo compagno di squadra. E lui si rilancia molto largo. Ah, se sarà una palla fruttifera oppure no.
quando ti lanci, scusate, quando ti lanci largo, tu guadagni tantissimo in velocità in accelerazione perché percorri più metri e quindi arrivi alla linea di traguardo con una velocità molto più alta. Mentre quando chiudi il giro è meglio che tu sia Stretti. molto più abbottonato. Esatto. Perché Zax Bobby questa sera tra noi. Vediamo il giro di Dogana e probabilmente entrerà in box. Sta Quindi arrivando passo. Regina Sì, Alex. Regen Alex, sì, in forma Regen Alex, avendo vinto, diciamo, sulla carta la gara brasiliana, e poi essere stato penalizzato di 5 secondi, prese in box. Ecco, infatti cucito molto bene Regen Alex, e Fuxi a 14-9, posizione primo, miglior tempo della giornata per ora. Stiamo andando Bene, anche anche Felix. Andre, 15-4 Felix, per lui. 15-4 Felix, terzo, e uno e due Renault, Amevit settimo, e Jamie sesto, 1-15-8 e 1-16 e 1 per Amevit. Saluti da Sunomat. No, Sunomat no. Dovrebbe essere una Alfa Romeo che sta arrivando, Sì, ma l'ultima sta curva. rientrando in box Sta molto entrando, esatto. probabilmente. No, si Perché rilancia? c'è Sunomat Sam nel giro Justicer. invece. Molto bene. Vediamolo. È arrivato. Ok. C'è Mir prima adesso. larga, eh? Prima larga, esatto. Il secondo pilota della classifica iridata che ha un arduo compito oggi, fare meglio di Sam Justicer per tenere aperta la classifica e portarlo ad Abu Dhabi. È 1.14.5. Fucsia per larga. Dopo volevo chiedere a Fritz. Zax nel momento della pausa come potrebbe Narga mantenere, diciamo, il mondiale aperto, cioè dove si deve piazzare, che abbiamo pubblicato, mi sembra, oggi, Pedro. Oggi sì, abbiamo Sì, pubblicato il match oggi. point nelle nostre pagine social. Oggi è veramente un giorno, uno dei primi giorni della settimana bollente per l'F3, che si vedrà chi verrà incoronato campione del mondo tra Narga e Sam Justicer. Un solido si rilancia. Sì, Caschetto nero. molti stanno lanciando adesso, stanno nel giro d'uscita. L'ora batte ancora i box. Ora se diciamo faccio un giro di inviti. Comunque personalizzato. Esce adesso l'ora batte, perfetto, si lancia Borbat, si lancia anche la Red Bull con Sfarzalore, Allora, ti in dico solid, l'ordine se vuoi, Pedro. Il primo è in solid, nel vai, giro buono. sai, sì. Poi ci dovrebbe essere Andre. Andre, Sì. Quindi Svarzelore e Sunomat, tutti in fila. carrellata di tempi adesso, per la metà della Q1, per vedere chi rischierà e chi invece potrà prendersi un piccolo break ai box per in modo di riposarsi per la Super Q2. E esce male in solid, scrodando. Attenzione. Nello stadio. Viene qui la penultima curva. Viene a non prendere troppo cordolo per evitare la spinnata. Abbastanza cucito, vediamo come esce. 14-15, sesto, un solid. Speriamo che uno solo, tra l'altro, venga eliminato. Questa due vengono i due piloti verranno eliminati in questa Q1. Sono quinto, sono i quinti che siederanno alla Q2, solamente due piloti verranno eliminati. In questo momento l'Arabat è fino ad un istante che è ancora in box. Si rilancia l'ora, ragazzi. Tanto Prosky, Regeni Alex, Dai box comunque. riesce a rientrare facilmente anche perché mi ha dato un sacco di inviti.
arriva Jade che rientra. Bello. C'è Max Mar che sta chiudendo il giro. Rimane, si migliora, ma rimane in quindicesimo. Un migliorandosi di 21 millesimi. Ora andiamo sul greve e sull'Horvat. Stanno arrivando. Più cariche che mai. L'Horvat ormai ha quasi blindato la terza posizione. Una super stagione. C'è anche l'assenza di VC. Esatto, anche l'assenza di VC. Leandro si prepara dietro il greve per prendere la scia, no? Dove greve? Terzo. Buon tempo di greve. Allora, Bat. 10, 11, 12, 13, 14. Quinto l'ora, Bat. Adesso Sam probabilmente ha fatto bene a utilizzare la gomma gialla per risparmiare. Per risparmiare un premio di gomma rossa. 5 minuti alla fine. 5 minuti e 40. Sì, dovrebbe essere dentro Sam. Sì, facilmente anche. Ora, crashato in solid. Crashato in solid, sì, ho dato tanti inviti. E intanto dovrebbe essere qualche problema a Sims in Sant, che ancora non è uscito dal box. No, ancora non vedo segnali. Sì, non vedo problemi, quindi continuiamo a seguire la nostra culo. 5 minuti alla fine. La dogana del serpentone che taglia. E taglia proprio ora. C'è solo Sfarzolore nel giro, sta peggiorando di 3 secondi. No, no, aveva finito tutto. Il giro prima, praticamente il giro di rientro box questo. Quanti crash questo è? È una particolarità di questo gioco, credo, ricordalo. Sì, sì. La particolarità di questo gioco è soprattutto di questa pista, perché a quanto pare il Messico non fa bene alla F3. L'Orbat invece si rilancia, vuol girare l'Orbat. Forse l'Orbat ha portato gomme più morbide, chissà. Tutto gomme rosse, perché si perde un pochino tra gomma rossa e gomma gialla. Quindi è davvero buon tempo di Sam. Adesso monta però gomma rossa. Cioè, se vedremo se uscirà oppure... Non dovrebbe aver mollato l'Horvat sì, al giro. L'Horvat molla. Dogana per salvarsi. E Sims in Sant ancora i box. Che strano questa cosa. Ah, c'è Dogana, Pedro. Che si è rilanciato. Sì, c'è Dogana. Vediamo se riuscirà a salvarsi. A mettere fuori Envit. E esce in questo momento dai box. Per evitare il taglio. Ultima curva per Dogana, intanto Bandiera Gialla si sta rilanciando, la Mercedes, pure l'Horvat. Arriva Dogana, niente, sono io di 3 decimi, rimane 16. È crashato anche Sguarzolore. Vediamo cosa dicono, se è successo qualcosa, non penso. Andiamo a rivitare allora anche Sguarzolore. Tre minuti alla fine. Dotti in pericolo di taglio sono Mevit, Dogana, Fall, Simo Jensant e Max Denmark. Chi andrà fuori tra questi due, tra questi quattro, non potrà fare la Q2. Non ci sono troppi problemi, non ci viene segnalato nulla in particolare, quindi ecco, Simo Jensant esce adesso. Quindi è un bel rischio, anche perché fa molto facile tagliare questa pista. Sfarzolare intanto rientra, ottimo, e si lancia nel ritmo. Vediamo un po' lungo in curva 1, un po' lungo anche in curva 2, mette la prima, forse uscite un po' piano. Che ho perso abbastanza. Sì, forse sì. Vediamo come arriverà la prima fotocellula. Più 79.
sopra di certe parole dell'esimo, il suo miglior giro. Tanto Toretto terzo. Toretto terzo, 1:15.003. Quanto è quel Toretto? Tanto sei in pista, volevo segnalare. Greve è crashato ancora. Emevit migliora di 7 decimi nel secondo settore. Attenzione per Emevit, che impugno in giro per superare anche Jadwin. Ah, lascia male dall'ultima curva. Emevit settimo, buon tempo di Emevit. Ha fatto un 15-3 facendo, diciamo, un po' di errori, abbiamo visto 15-3 facendo errori, ma un super secondo settore sotto di 8 decimi sul miglior tempo. Allora prendiamo la risposta di Simo James Hunt e di Max Del Marco, che sono in questo momento in pista. Arriva Senna con gomma rossa, 14-4, si mette davanti. Abbiamo Simo James Hunt settima, brava palanca di RS 5-8 la seconda fotocellula. Diamo il T3 allora. Forse un po' lento, bravo, però non spinnare sui cordoli, molto difficile. Esce adesso per l'ultima curva, punta, sesta, settima, si piazza quarto, si salva Simons, James Hunt, era Max and Mark per migliorarsi. Per Dogana in pista, mi sa che Dogana eliminato. Riuscirà a rilanciarsi, taglia tutta la pista, mamma mia Dogana. Tanto Schwarzlore fuori. Fuori Schwarzlore e Dogana, quindi Max De Mar potrebbe anche alzare il piede, anche perché ha fatto veramente tanti giri in questa curva. Praticamente un test. Sì, sì, fatto un test, esatto. Arriva Dogana e arriva in solid. Max De Mar nel giro era salvo e rompe la macchina. Incredibile l'incidente di Max De Mar. Spreca così la possibilità di andare in Q2. Un po' ingenuo qua Max e Mark, che Andre salvo sotto di 20 millesimi, non vuole mollare. Vittoria Jace Brim, sta migliorando un decimo, un po' fatica Jace Brim fa spinna, attenzione, non so se si migliora, infatti no, 0-0-7 ne ha perso tutto alla fine. Non prendere sotto i due decimi, vediamo. Nono. Ok, uno finita. Manca su uno, Marco. All'appello che finisce la benzina e entra in box. Un po' ballerino su uno, Marco. Aspettiamo che la macchina di su uno venga parcheggiata in box per continuare poi la nostra Q2. Vado velocemente al bagno, arrivo subito. Saint Justice quindi conclude con il primo fucsia della giornata, seguito da Narga, terzo Simus Sant, quarto Surmat, seguito dal suo compagno di scuderia RGN Alex, sesto Toretto, settimo Greve, ottavo Lorebat, nono Andre, decimo Alemiglio. Questa è la top 10. 11esimo MVIP riserva, 12esimo Felix, 13esimo Jadrin, 14esimo Insolid e poi 15esimo teoricamente qualificato, ma non potrà disputare la Q2 per macchina sbriciolata nel muro, Max Denmark, seguito da Svarzalor eliminato e Dogana 2000, che partirà 17esimo e quindi ultimo questa sera. 15 secondi a caricamento della lobby e poi torniamo per la Q2. Eccoci tornati, tanto noto subito che siamo in 13,
Quindi si è schiantato qualcun altro. O si è schiantato qualcun altro o per qualche bug clamoroso non è entrato. Eccomi Vediamo qua, di nuovo. chi è stato, chi manca all'appello. Felix. Felix dovrebbe mancare l'appello, sì. Sì, Ma allora sì. Allora è entrato dopo, quindi sì. potrebbe essere appunto questo il motivo appunto per cui non è in pista. Ho Felix è avuto un entrato. classico bug, adesso non ho visto Però se è tipo tamponamento. quel che ricordo che appena entrato è venuto scritto Felix è nell'area appena partita la curva. Ah, Quindi ok. può darsi che lui nel caricamento fosse crashato e poi era entrato una volta iniziate le Sì, qualifiche. perché in lobby c'era, quindi. Quindi peccato Peccato per per lui. Felix che dovrà Peccato, fare peccato. una super rimonta. Una rimonta alla Felix. Una rimonta alla Zampi, per ricordarlo, per ricordare i vecchi tempi. Comunque, dobbiamo assegnare un altro warning per il cambio nome. Per il cambio nome, esatto. Il ragazzo che ha totalizzato più warning in Formula 3 quest'anno, 7 per lui. Santoro Simulator. Il primo a scendere in pista è il Toretto, che ha fatto una prestazione veramente ottima. Ha fatto registrare il secondo tra la adesso non ricordo benissimo il tempo, però non è andato male. Quindi il Toretto che mira alla top 10 in Messico, era per quanto riguarda le qualifiche. Mentre invece sto Sì, caricando in vita. se va come nel Q1, è da top 5. La top 5, sì. Un Toretto che abbiamo Sì. visto in crescita. Le prime gare dopo diciamo l'ufficialità in Alfa Romeo, abbiamo visto a muro, è ritirato, quindi non ha concluso la propria gara, ma adesso sta mettendo su veramente buoni risultati. Seguiamolo allora. Se sta utilizzando gomma usata oppure gomma nuova. Non ricordo se aveva fatto due Bravo. tentativi, ecco Non male il secondo settore di Toretto. Salutiamo tutti gli amici in chat arrivati questa sera per Max County di Sam Justicer su Alfa Romeo 3:1:15 e 5, quindi un tempo nella media diciamo. Guarda che Sunomat che ha tagliato Sam invece se ne è nel ovviamente con la giro gomma buono, sì. rossa fucsia nel secondo settore è carico Sam, è carico, guarda come va aggressivo sui cordoli, forse fa un po' lungo però ha fatto veramente le ultime due curve prima di entrare nello stadio veramente molto aggressivo. La Sen e si piazza primo 1:14:6, non Comunque abbiamo come il tempo qui. visto, volevo dire che abbiamo visto quest'anno che Senna ha gestito abbastanza bene delle situazioni importanti, anche nell'ultima gara in Brasile. Quindi anche questa sera dovrebbe fare una gara più tranquilla possibile, senza rischiare nulla perché ha molti punti di vantaggio. Tanto un Vediamo. Sen veramente veramente molto bravo a gestire appunto le situazioni difficili. Tanto ho visto un area generale che sta quasi di ritrovarsi in pista. Forse per aspettare Sunovat che sta arrivando adesso nello stadio. Ah, si è spostato probabilmente. Sunovat ha tagliato di nuovo, attenzione, quindi sfuma il tempo con la gomma gialla, inizierà ad essere un po' stanca per fare un no, l'hanno usato di entrare ai box. Entrare in Deve Q3 con la gomma essere gialla la vedo molto dura. Seguiamo. molto complicato. Narga fa registrare un fucsia nel primo settore. Se ne si sveglia, cioè si sveglia, si risponde Narga con un fucsia nel primo settore, gomma rossa.
bene qui all'entrata all'ingresso della S. Buonissimo, buonissimo anche l'uscita. A prendere S. Vediamo se sarà Fuchs. È così, Fuchs è anche nel secondo settore. Che giro di Narga. Uscito qui, non come Sen che era andato forse un po' largo, quindi probabilmente sarà un fucsia. Anche nell'ultimo settore arriva Narga. Fucsia 14-2. 14-2. Super tempo di Narga. Risponde così per tenerlo vivo Narga ancora. non vuole mollare. Non vuole mollare, non vuole mollare. Proprio il Narga questa sera non ha un solo risultato. Arriva Vincere. sempre Esatto. Deve solo vincere. Non può fare altro. Sì, allora, ricordiamo che Narga tiene aperto il campionato se arriva davanti a Sen. Comunque, in ogni caso, se arriva davanti a Sen dovrebbe farcela, a parte il caso in cui Sen faccia decimo e Faz e Narga nono con Sen giro veloce. Quindi se Sen arriva davanti a Narga, Sen è matematicamente campione del mondo. In qualsiasi posizione. E se Sen arriva davanti a Narga, sì. In questo sì. Sì, c'è una differenza di 27 Probabilmente punti, più 27, quindi esatto. sì. Quanto ci sono due Mercedes che sono lanciate a Trenino. Andiamo sulle Mercedes allora che sono tenendo forse un po' di traffico davanti nella parte guidata, sono tutti lì. Andre rallenta, abortiscono entrambi. Sì, il greve ha tagliato. E Andre invece abortisce, forse per dargli Tanto la scena il siamo giro persi dopo. l'Horebat. L'Horvat quarto, 15-0. C'è anche il solito in pista. Tanta regina è arrivato lungo. Lungo anche il solid, il tornante dello stadio. Dobbiamo aspettare la scia di Simo De Santo lì davanti, se si vorrà rilanciare. Sen, sede di Rebox. Nei box. Andre settimo che però ha fatto un giro alto perché abbiamo visto ritornare tanto Eris. Mentre Greve intanto dietro che prende la scia, tutta la scia di Andre. Buona strategia Mercedes, vediamo se riusciranno a concludere il giro senza darsi fastidio. Arriva veramente molto veloce Greve, forse un po' lungo. Perde tanto tempo qui. C'è un rischio tutti e due sul giro lanciato assieme. Eh sì, Mostra vita mia. Andre davanti a Greve che Mercedes. Sì, ma alla fine Mercedes non ha proprio un pilota molto più veloce dell'altro. Sono entrambi due piloti di media velocità, ecco. Quindi posso andare una mano così, vediamo quanto faranno. Andre va lungo. Ha tirato fino adesso. Lo porta. E lascia passare, intanto arriva in solido, mi sa, l'ora va che si mette quarto. Solita i box. Greve. Non so se ho visto che sarebbe più. Greve sesto, sorpassa appunto. Il suo compagno di scuderia che è finito indietro. Molto indietro. Arriva Alemilio con le gomme gialle. Si rilancia. MVIT si sta migliorando con la gialla, sotto due decimi. MVIT con la gialla per andare in Q3. Incredibile, sarebbe davvero assurdo. Spin un pochino, attenzione. E decide abortire. MVIT è attenta con la rossa. Andiamo su Vale Million intanto. Sotto Ha di mezzo tagliato secondo, eh? Alle Million. No. Ah sì, scusa, Simo Gimsante sotto di mezzo secondo. Era in 3 box. Abortito, sì.
Forse non vuole rischiare, vuole mettere subito la rossa. Comunque Jade sta facendo il Simo James Hunt della situazione, aspetta l'ultimo per uscire. Forse ha rischiato qualche gomma in più in Q1 e C'è il vorrà turretto che sta risparmiare. arrivando. 14-7. Buono, buono. Quarta posizione. Corretto, sugli scudi oggi. Stasera molto in forma. Fanno tutti i box per l'ultimo run di questa Q2. Ok, dalla live sembra tutto a posto. Tutto molto Tutto regolare per ora. tutto liscio, tutto liscio. Non si è neanche lamentato Zampi per l'esclusione Q1, questo fa piacere. Ma dai, poteva andare meglio per il buon Zampi, il buon Felix. Arriva Andre in pista e si lancia adesso Andre. Toretto invece nel giro, ancora nel giro Toretto, ma rientrerà. Vediamo allora, seguiamo Andre. Gira gialla nel primo settore. Nessuno, ma che si sposta. Non rischia il taglio, un po' largo. Buono, buono, però comunque francamente un buon primo settore per Andre, però migliora di 2 secondi e 4. Sarà complicato migliorare un 1,28, però 2 secondi e 4 di miglioramento del primo settore non male. Non scenderà tanto. L'ha abortito proprio qui, questo è il punto qui. Alza un po' il piede, prende il taglio. Peccato per Andre. Ah, Prende il qui rischia taglio, sta molto, eh. facendo un buon giro. Ma rischia tanto perché manca solo 2 minuti e 22. Non passare, non afferrare nessuno, ma È pronto a lanciarsi. lancia solo Matt. Vediamo Andre se si lancia. Sì, è così. Quindi l'aspettiamo. Sunomat potrebbe dar di più oggi effettivamente. Solo ottavo, è giocato a Ferrari. Prende bene qua. Prende benissimo. Quando si ritirano tutte. E box. Al box, decimo. Lì. 2 decimi sotto Sunomat. Buon primo settore, un po' lungo la curva d'entrata del secondo settore. Forte sul cordolo. Cucito. E curva nella doppia curva destra. Ottimo sta attento a non prendere il taglio qua, su un automatico un po' a rischio. Ok, esce bene. Sotto di 7 decimi. Pronto per fare un 15 e 0 più o meno. Mettersi in quinta e sesta posizione. Bene qui su un automatico. Filo largo, finito 14-9. Ha perso Un grosso molto secondo me miglioramento di l'ultima Sunomat. curva, che è andato largo, eh. Ha Sì, fatto più può fare. strada. Sì, adesso non ha Allora, 15 perso, 0. diciamo, 3 decimi, però buon tempo 14-9. Sempre quinto poteva rimanere. Dai, arriva un ass che dovrebbe essere quella di Alemiglia. Si posizionerà zero spin, secondo tempo di Alemillion, buonissimo tempo. C'è Jade con gomma gialla, incredibile scelta di Jade, rischia parecchio, All-in. curiosa. All in, esatto, però no, la spacca.
Andiamo a seguire subito. Taglio. Fuori Jade allora. Andre quindi è ancora salvo. Sul filo. Senza aver messo. No, un 15-0 l'ha fatta, pensi. Quindi con 15-0 ti salvare. Molto probabilmente Jade dovrebbe fare o un'unica sosta, tipo partire con le gialle, fare gialla bianca, oppure fare tipo. E partire con la gialla e fare una doppia sosta veloce con doppia rossa. Per avere, diciamo, più velocità con la macchina scarica. Sarebbe stato bello vedere Jade con la gialla qualificarsi in Q3, anche per vedere se ce la faceva oppure no. Ha tagliato. Peccato. Fuori... Ah, c'è Simo James Hunt, no. Sì. Sì, è salvo. Sa che eliminare salvo. Cioè, allora Q2 è finita. Abbondantissimamente. Quindi eliminati il greve, MVIT e Jade Green. Con l'aggiunta di Max e Mark, 15esimo e 14esimo Felix. Vediamo la macchina venga riportata ai box per fare un recap della top 10 e andare subito in Q3. Linea dei box comunque abbastanza complicata, no? L'uscita dal curvone, l'uscita dallo stadio veramente molto, molto difficile per i piloti. Speriamo di non vedere troppe penalità di 5 secondi. Livello comunque pressoché abbastanza paritario, a parte Narga che ha fatto un super tempo, tutti in 5 decimi. E quindi Narga primo, secondo Ellie Millon, terzo senza Stacy Randy, quarto RGN Alex, quinto Simo James Hunt, sesto Toretto, settimo Sunomat, ottavo Larebat, nono Insolido, decimo Andro. Eliminati appunto Greve, MVIT, Jace Brim, poi Felix e Max Mark, quindicesimo. Ancora non carica la lobby, come mai? È perché stanno aspettando, o meglio stanno leggendo tutti quanti i risultati, immagino. Comunque è impressionante che i primi 11 sono sotto un secondo. Vero, 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 vero. Tutti sotto secondo. Tutti sotto, comunque ha cavato, diciamo, Narga, tutti più o meno in 5 decimi, quindi livello veramente, veramente alto. Andiamo intanto a sentire i piloti. Che problema c'è? Noi non vediamo il caricamento di nessun pilota. Jesby intanto tra l'altro non ha fatto, ha tagliato tutti i giri che, esatto, i giri che ha fatto. Stavo per dire, non ha fatto, non ha messo in segno nessun tempo e... ancora niente. Sto avendo problemi a riabbonarmi con il Prime anche da computer, ma mi dice che sono collegato all'account, ma allora chiediamo a Felix di uscire che sta bloccando il caricamento. Se riesce a scriverlo sul messaggio PSN, allora adesso andiamo. Comunicazioni, allora comunicazioni generali, diciamo, della PlayStation. Per tanto vestiamo Big Chief per le cacate che sta dicendo questa sera. Allora, visiamo Felix. Greve abbandona. Non era il greve, evidentemente. No. Andiamo a Felix. Abbandonato. Andre. C'è
c'è anche in Solid e Swords Lore. RGN pure. Vediamo un po'. Il problema è che a scrivere tutti i nomi in lista sui messaggi più azione ci vuole un'ora. Ok, Ecco, è uscito una. ok. Chi è che è uscito? L'ultimo che è uscito? Svarzlore. Sembra. Questo gioco ci regala perle sempre più belle, più passa il tempo. Dovremmo recuperare. Se voi mi date una mano a limitare le riserve, io invito tutti gli altri. Sì? Proviamo a recuperare, diciamo, lo lobby. Quello che è Se sono inviti recuperabile. posso darvi la mano. Facciamo un giro di invito a tutti quanti prima di questa Q3. Poi intanto sono rimasto qua in diretta. Il primo a uscire è sempre il Toretto. Perfetto, Quindi abbiamo il Toretto, poi abbiamo Ale Million uscire, gli altri sono ancora tutti box. perfetto. Sì, allora il Toretto sarà il primo. Il compagno di squadra del leader del mondiale. Devono E difendersi, no? allora, dopo iniziamo la carrellata dei pronostici. Sì, dai, io. Vai, iniziamo adesso. Vai, Esax, inizia te con il pronostico. Cosa diciamo? Primi tre, Secondo primi me. due, Primi solo prima fila, ok. due. Vai, vai, vai. Io dico Narga Sen. 1-2 così. 1-2 Narga Sen. pesante, Vai, Ludo. Mi tengo l'ultima cartuccia. eh? Allora io dico Narga e Toretto. Narga Toretto, quindi per Ludo. Io dico RGN Sen. Vediamo un pochino qui dei. Chi riuscirà a indovinare la schedina F3 qui di Messico? Mentre Comunque scansa il possiamo Toretto. anche dire che partire in prima fila non è troppo vantaggioso, in questa Eh pista. no, partire in prima fila non è per niente vantaggioso, anche perché c'è un lunghissimo rettilineo che fa prendere tanta tanta scia a quelli dietro. E quasi conviene partire quarti a volte. Esatto, non è proprio male, perché sfrutti tutta la scia del pilota davanti e. Vediamo allora il Toretto, si metterà a segno un tempo migliore rispetto al 14.5 messo a segno prima. Vediamo Narga, aveva fatto 14.2. Vediamo se si scenderà sotto 14 addirittura. Il Toretto taglia bene qui. Buono, buono, buono. Forse un po' lento nel mettere sesta, settima, per cambio di direzione. Un buon serpentone di Toretto. Ma tutti i piloti della Q3 sono in pista, quindi direi che, a parte su uno matto, credo che tutti rientrati correttamente in lobby. Toretto 14-7, sempre abbastanza alto. Cioè, abbastanza alto, no? Buon tempo, però Forse alto aveva piuttosto che gomma alto. usata. Gomma usata, forse sì. Io non dico che sono rimasto mai. Sunomat sta girando, mi sembra. No, ai Mi box. dai il box, Mi sì, dai sono al box. box. Allora chi era che sarà? Fernando Sen. Allora Sen. 36, forse anche lui l'ho usato allora. Regen Alex è tagliato. Pure si lancia. Abbiamo Nessuno di allora Sant. Siamo Jim Sant. Solo Red Bull. Terzo. Terzo sono di Sant. Poi arriva Narga. Lo stadio entra larga, fucsia, sta benissimo qua la curva.
cucito, curva sinistra, poi destra. Spettacolare. Mamma mia. Subito. Super fucsia di Narca. 37. Mamma mia, intanto comunichiamo a Mumu che si può entrare in lobby e prendere a partire per la gara. 15-0. Mamma mia, che tempo di Narga, davvero un mostro. Regina Alex, ultima curva. Regina Alex terzo. Quindi Narga sempre ora, primo uno via. Coppia mondiale. Per ora Zax sta azzeccando il pronostico. Per ora ci sono, per ora ci ho preso. Per ora sono Zinzante che preferisce rientrare in box. Mentre Andre all'ultima curva. Tu poi ti sei giocato le cartucce con le più difficili, Alex e? Io dico Alex e Sen. Ah, Alex e Sen. Anche se Narga è di un altro, di un altro pianeta, effettivamente. Sinarga è un po' il Russell della Formula 3, Mr. Sabato. Vediamo magari di pole position, poi se la porterà a casa. Vediamo che quello che succederà in gara, perché se... la lotta a Narga Sen sarà come una mina, come le mie, come per cercare di evitare le mine. Mine per terra. Cerchi un solid Norbert, 14-8. Resto tutti i box per l'ultimo treno di gomme, ultimo rush a breve. Non so, Zax vi ha segnato qualche pilota la McLaren di Mumu. Dogana, perché ormai era una riserva fissa, development driver. Quindi vedremo Mumu che auto prenderà, vedremo Mumu un'auto diversa rispetto alla McLaren. Quella che vuole. In tutti i box tra nessuno ma con Solid. Solid si lancia adesso. Vediamo se riuscirà ad aggrapparsi alla top 5 in solid. Ormai pilota sempre presente nella top 10 della Q3. Sì, dal suo ritorno ha avuto un miglioramento incredibile. E prima era sempre intorno al 13-14 posto, invece da quando è tornato a correre in Formula 3, sempre davanti. E sempre protagonista, comunque, come si potrebbe dire, a lottarsi le posizioni di alta borghesia della top 10. esatto, d'alta borghesia, esatto. Bello, giusto, bel termine. Vediamo i soldi della redditta. Ha preso un fix nel primo settore, vediamo se è un bug oppure in realtà 55-8 non accende nessun fix. Vediamolo. Usare il proprio giro, ma ci può anche stare comunque. Primo settore, se fai bene curva 1, 2, 3, fatto già metà dell'opera. Solid settimo. Penso che lui aveva l'ultimo treno di gomme. Un attimo, invece, mi forse ha tagliato. Innalza. E tutti in pista. Parte i primi due. Il fatto di primo settore. Due minuti 46 alla fine.
Io ho fatto in solito ancora più. In solito tagliato, peccato. Quindi non l'Italia ci avrà benzina per rilanciarsi, ma l'ERS veramente scarso ERS, quindi è molto difficile gestire tra l'altro l'ERS in questa pista. Taglia tutto per recuperare terreno, ma quello è un bel warning. Non riuscirà a rilanciarsi, vabbè, warning. Warning assicurato, però penso che si ritirerà perché non ha più tempo. Nessuno matta conclude il giro 1:15:5. Si posizionerà nono. Non so se riuscirà a fare il terzo tentativo, ma invito riesce a mettere un tempo, riesce a mettere a segno il giro migliore. No, sto guardando chi era il primo. Regine Alex, sì, il primo. È il primo a arrivare. Ho fatica qui. Ha piazzato il piede e ha tagliato. C'è Andre. Quarto, era un po' che non lo vedevamo quarto. Sta migliorando. Taglia Andre. Purtroppo in questa pista il tempo lo fai nel settore centrale e anche nella serpentina. Bisogna essere più precisi possibili e più veloci. Non bisogna, bisogna alzare il piede meno possibile. Si lancia Sam. Devo cavare un secondo per fare pole position. La posizione per il settore 0.176. C'è Toretto che sta arrivando, sotto di due decimi. Sì. C'è anche Toretto. Meno di Toretto, allora. 206 millesimi. Dai che azzecco il pronostico. Toretto per aprire la prima fila. Andiamo. Secondo Toretto. Ha perso molto. Perso molto l'ultima curva. Perché Sam invece solo di 5 decimi, anche lui per la prima fila, non per la pole position, sa che non è la sua portata. Arriva Sam. Secondo. 13-8, wow. Tanto l'ultimo settore, il dato Simosin San terzo. Regenerale sotto di un decimo 6. Vediamo. Narga tagliato. Quarto regione Alex, prende bandiera anche. Arriva Andre. Che è sopra. Migliora di un decimo. Ma rimane sesto. Eva Lorebach che è sopra di 43 millesimi col suo solito. Sotto l'aggio. E anche l'Emilion deve fare registrare ancora un tempo. Quello si taglierà o no? Sembra uscito bene dalla serpentina, forse il traffico del Toretto che si sposta fanno dar meno fastidio possibile. Arriva l'Emilion. Lore batte 14-5. Terzo! Bel giro! Terzo e quarto dei due fratelli all'Emilion e siamo di Sante. Ottimo giro. C'è Simo che sta arrivando, però attenzione. È sopra. Non l'ho visto. Non ho visto la fine. Quanto sì, rimane quarto. Rimane quarto. Buona. Certo, grazie Lorenzo F1 2021 che è diventato follower. E quindi finite le qualifiche, partirà in pole position larga con un super tempo seguito da Sam, se solo 68 millesimi, sembrava irraggiungibile ma invece molto vicino. Che Narga ha tagliato l'ultimo tentativo, mi sembra che sta migliorando, prova bene, va bene. All'Emilion terzo, quarto Simo Gensan, quinto Arjen Alex, sesto Toretto, settimo Lorebat, Andre ottavo, Insoli nono e Sunumat partirà decimo. E io vado i bene. Primi due non l'hanno preso sul serio comunque oggi, dato soltanto 6 decimi al terzo. Vediamo se avremo problemi di lag. Comunque segnalare che Narga è alla decima pole stagionale,
è strepitoso quest'anno. Sen invece, quante ne ha fatte? Sen, poche, penso un paio. Ah. Fate Contrario su Senna, diciamo, un pilota più performe durante la gara. Però sì, è più costante in ha fatto sì. gara, Però mi pochi sembra che ha ritiri. fatto sì, prime file ne ha fatte Senna, mi sembra, tipo Bene, sì, bene, secondo bene. i tuoi. È entrato anche Mumu. Sì. Lo vedremo non con la sua macchina perché la McLaren è troppo occupata. È entrato in molto ritardo. 10 secondi prima della partenza, pronti a goderci una super gara. Sicuramente i due fratelli ci proveranno sui primi due. 2, 3, accendi i semafori, 4, 5. Si spengono e parte il GP del Messico, finalmente. Prende subito la scia Sen. Binaldi che viene sopraggiunto da Alemillion, Mamma che mia. adesso è secondo. Incredibile. Alemillion secondo, Narga primo. Sen ha sorpassato Sen anche Simon Sant, che è secondo, terzo, i due fratelli, quarto Sen. Quinto generale dietro, bandiera gialla. E Torrebat. l'Horvat, sì, che purtroppo abbiamo visto che andava un po' in quella causa connessione, riparte con Sì, l'ala rotta. problema. Intanto Miavita e Toretto scambia la posizione correttamente, dà spazio a Toretto, pilota molto corretto, si butta dentro anche Sunomat, preferisce non alzare il piede. Quindi la partenza, gran Molto, partenza di molto Narga, pulita, comunque. molto pulita, sì. È una grandissima partenza di Narga che stacca Attenzione, R generale il se ci prova su plotone. Sen all'interno. Lascia andare Sen. Alza il piede. Ma Sen ha danni, E per caso? Non Sen non controllare. sembra aver danni, no? Molto, molto da ragioniere Non vuole questa rischiare partenza. nulla. Questa, esatto, questa partenza di Sen, che lascia passare vari piloti. Si trova adesso in quinta posizione. Mentre Narga va da 7 decimi. Box Sunova. Narga è obbligato a scappare. Ah sì, Narga sì. E anche Attenzione, nei anche pit Andre stop. vicinissimo a Sen. Ci prova all'interno. Non Intanto riesce. Rudo. Oh, Sen, attenzione! Aspetta, intanto Rudo ti consiglio di mettere le gomme e gli stacchi. Ah sì, giusto. Intanto per far vedere un po' i nostri telespettatori, anche Greve passa Andre. Quindi Sen è finito settimo. Sen è finito settimo, attenzione. In difficoltà. In difficoltà Sen. Mumu invece ha preso l'Alfa Tauri alla fine. Intanto chi è entrato che si sono buggati gli stacchi? Messa Mumu? No, Mumu era già entrato. Boh. Poi Intanto è per entrato Greve in realtà. Felix. Si sono buggati tutti gli stacchi, eh? Sì, ma lo fa quando entra qualcuno in lobby. Quindi i primi a prendere penalità sono Dogana e Jade. E il Toretto, bloccato per il Toretto che arriva Narga adesso sul traguardo. Subito dall'Emilio. E di Sinus di Santa, zona DRS. Molto vicino al regime Alex invece, che potrà provarci subito nel prossimo DRS. E vedete gli altri. Mumu vicino a Jade. Vediamo, Mummu. Prova subito. No, Alsa preferisce non affondare il colpo. E Max del Mark però al box. Cambio Attenzione, esce d'arma anche meglio per però lui. Mumu, Andiamo esce meglio. Ha più grip. da Mummu, andiamo da Mummu allora. Passa. Non usando neanche il DRS, Jailbreak. No, no, non è molto bravo, non ha senso, diciamo, difendere troppo con una gomma meno Intanto Stan prestazionale. Slore è entrato sulle due racing point, mi sa. Non so se avete visto chi è che Sì. ha avuto problemi, diciamo, di connessione in questa prima parte. Io mi sono fatto un giro di onboard, tutti abbastanza regolari, tranne il solito Lorebat, che secondo me è stato Lorebat. buttato fuori un po' per
difficoltà, diciamo, nel capire dove la, la sua reale posizione, e Felix che traballa un pochino più in destra. Tutto, tutto abbastanza regolare. E, un primo strappo tra il regine Alex e il greve, che divide nettamente i due gruppi e nel gruppo di testa. E tanto, poi anche tra tanto Narga si è portato fuori da, dal DRS di Aluminium. Torretto ha sorpassato MV. Sta spingendo molto Narga. Narga sì, ha proprio un altro passo, 90% Ders, non lo tengono dietro. Due fratelli, già 40% di Ders rispetto a Narga, che l'ha praticamente del tutto. Dietro invece le due Mercedes lavorano assieme. Unite per cucire tantomeno il gap da R generale. Però intanto Sen è lì dietro, eh. Sen non ha mollato troppo, ecco, diciamo che ha avuto qualche sorpasso in taglia, attenzione, abbiamo preso sicuramente avvertimento al limite, forse... Intanto prime penalità, molti piloti. Secondo me in questo momento Andre ne ha più del greve. Sì, il greve ha perso molto da regine Alex l'ultimo giro. Quasi 2 secondi, vediamo se riuscirà a passare adesso Andre. Sì, probabilmente passerà. Non usa il DR, non usa l'ERS Andre, e Andre passa. Cambio di posizione allora tra le due Mercedes. Però il compito di Andre è quello di andare a riprendere RG e Alex, perché per riunire il trenino che va dalla seconda alla settima posizione. Tanto in solid su Svarzalore. Passo curva 1. Altra priorità per Gildo. Per la felicità di Moretto Boxer, no? Esatto. Occhio qua! Lotta, Mumu, MVT, Zesbri. Gid ha rischiato molto, di tamponare il suo compagno. Per ora vedo gara tranquilla. Primi 5 giri. Vedremo adesso la strategia che faranno i piloti. Strategia dei piloti, sì. Diciamo che le gomme più ancora non l'ho abilitato. Tutti gomma rossa i primi 9, poi Jaybrim e MVP e Dogana. Jaybrim e MVP le due Renault con gomma media. Insieme a Sunwat, Felix e Max Mark l'hanno appena messa. Tanto Andre, nuovo giro veloce, infatti si vedeva che Andre aveva un passo maggiore rispetto a Greve. Sì, chissà se riuscirà a trainare il Greve e arrivare fino ai primi 4 che stanno scappando. Il Greve in questo giro ha usato tanto, tantissimo Ers per rimanere dietro Andre. Fatto veramente. Intanto davanti lotta tra Regine Alex e Simo Gensante. Si avvicinano molto anche la Remillion. Ci prova l'esterno. Ci prova l'esterno, sì. Bravo a stare in piede. Questo aiuterà sicuramente la rimonta di Andre, che ha già un secondo e 6. Fratto 4 decimi. C'è stato un leggero crollo di Aluminium, comunque ha perso ancora molto da Narga e adesso sembra in difficoltà. Si è tirato Felix. Si tira Felix. Ai box. No. Pista. Ah no, qui. Visto forse un incidente all'entrata dei box. Con Felix ritirato. No, mi sembra qua al tornante. Dove è l'Orebat? Ho visto una racing point. No, era in solid. Non lo so, si è teletrasportato subito i box. Perché ho visto il puntino già è rosa sul tornantino quando stava passando. Tanto Andre. Larga box. Larga box. Larga box che tutti i box. Tutti i box i primi. Sì, gialla. Quindi gialla Narga. Safety car perfetta questa. Safety car perfetta per il cambio gomme. Continua invece Zade. Gomma gialla. Giustamente. Secondo. Vediamo se Sen troverà traffico. Da quello che ho visto non ha sostituto l'ala. Riuscirà a ottavo, quindi nulla di tutti con gialla tranne e Alex e Andre. Che rimettono un'altra rossa. Sì, la gialla. L'ultimo spin. Non so se è stata una buona scelta.
non lo so, però se la strategia l'ha fatta Italian Eagles, sappiamo. Perché comunque la rossa nell'ultimo stint è molto veloce, con la macchina quasi scarica. Adesso partono molto dietro loro, perché sono sesto e settimo, quindi non hanno neanche, diciamo, strada libera per dare uno strappo. Quindi non lo so, vediamo. Tanto vediamo, non è rientrato neanche Svarzolore. Salutiamo tutti i 30 spettatori di questa super gara, ricordiamo match point di Senza Sisrendi, leader della classifica ridata. Tanto un Ness che Italian Eagles ricorda che le strategie ormai il bimbo è cresciuto e se le fa da solo. Meglio forse, o forse peggio, vediamo come andrà a finire la gara del buon Andre. Il safety car si farà un altro giro sicuramente. Infatti. Sì. Jaded Dream, 6 secondi di penalità, eh? Sì, 6 secondi puri in 7 giri. Oltre a lui anche Torrello, box, intanto. Passare a pittacolo. Sen, settimo posizione, ritorno in settima posizione. Ha recuperato una posizione da questo, dal Barça di pit stop. Ah, Svarzelore non ha pittato perché prima c'era Simo a fare i pit. Aveva passato anche per il greve. Forse sicuramente per scontare i 5 secondi. No, ma anche il greve perché prima era entrato Andre che era davanti e non ha potuto entrare in box. Sicuramente. Intanto, leggendo un po' di notizie, ci ricordano che a finale dei playoff di Serie B sarà Venezia Cittadella per gli appassionati di calcio. E due squadre prossime alla Serie A, diciamo. Il solito ha messo bot durante la safety, è consentito nel nostro campionato, non c'è una regola scritta per mettere bot o non bot durante la safety. L'importante è che non causi, anzi, più che altro il problema è uno svantaggio tenere il bot durante la safety gara. Sì. Non è evitato, ecco, il nostro. Se crea, non abbiamo visto, diciamo, problemi, troppi problemi, ecco, con questo safety car in questo giro. Safety car in this lap, allora. Vediamo la ripartenza di Jace Brim. Dietro tutto a posto. C'è un hard che è quella di Toretto. Riparte ora Jade. Che rischio. Malissimo, riparte Jade. Mamma mia. No, sembra. Mamma mia, cioè, ha spinnato, però è uscito molto bene. Narga usa tanto. Fatto una curva da stoner. Dovrei solo passare ora. Si, Narga vicino. Narga lo passa. Sì, facilmente. E Sen su Andre. Alza, no, piede Sen. No. Gomma di svantaggio, si fa trainare. Narga prende Narga tempo. Per la penalizzazione. Attenzione. Pesante questa. Pesantissima penalità. E se probabilmente riuscirà a mettere 3 secondi di gap dal secondo. Manca un po' lungo. È importante passare a Jace Brim subito con gomma già usata per mettere del gap tra lui e i fratelli Alemiller e Simon Saint, e commettono anche qualche errore. Adesso Alemiller non benissimo durante la ripartenza, insidiato subito dal fratello, da RGN Alex. RGN Alex e Andre con la gomma rossa devono subito sorpassare. Sono Matt a muro. Peccato. Niente virtual. Niente. Dai, riparti. Decimo giro. Di 36. Narga è leggermente ripartito. Sì, Narga sì. Tra l'altro, un 40% d'Ers, mentre Jade Brim è a secco.
Ora verrà attaccato dalle miglia. Inizio un po' da tappo. Adesso ci provo subito. Provo qua. No, rimane dietro ancora. Ha usato molto Hertz Jace Brim per difendersi. Un occhio con l'incrocio. Pericoloso. Alza il piede Simo. Ah, le million. Qui stanno perdendo molto tempo. Tanto tempo, tanto. Praticamente un decima curva. Regine Alex, Regine Alex su Simo. Si butta dentro. E passa. Buon sorpasso, corretto. Attenzione, si temporano tutti. Il Regine Alex no, spaccato. Eh sì. Peccato, peccato per il temporamento. Massimo Jensant, sfortunato, a regionale che va in box. Lì non si sono capiti, si sono agganciati. Jade dalla finita adesso. Ottima gestione di Jade. Dietro si stacca Andre. Sen che si fa vedere negli specchietti di Andre. Sen è molto cauto. Sì, ma lo vedo molto bene con la gomma gialla, eh. Comunque sta lì vicino. Speriamo non gli venga, diciamo, un po' il braccino adesso che è avanti di 27 punti. Speriamo che non si addormenti in queste due gare. Anche se non sembra così, appunto, come diceva Ludo. Simo vicinissimo anche lui e Jade Sprim. Vediamo se riesce a effettuare il sorpasso in questa zona di RS, ma distante, molto distante. Vediamo se Simo Jensant ci proverà su Jade Brin. Andrea invece con la rossa fa molta fatica. 8 decimi sì. Preso da Simo. Penso sarà un sorpasso facile senza Hertz. Sì. Non è tantissimo, proprio di Jade che. Jade Sprint pure aveva. Lampeggiava rosso dietro, quindi aveva finito l'Hertz. Bloccato. Insolenzione vita. Come? Insolenzione vita. Insolenzione vita. Passa. E Mumu è settimo. Grande rimonta di Mumu, che dall'ultimo posto si trova già in settima posizione con sosta effettuata. Comunque Mumu l'ho visto, lo vedo molto a suo agio in questa pista. Sì, riesce a tenere il passo di Senne, comunque è stato sempre vicino in questi primi giri. Penalità. sesto secondo penalità. Errore di Andre. Attenzione, adesso Senne ci potrà provare. Vediamo, sì, si stacca interno, pericolosissimo qui. Sotto l'Hertz. Si ci toccano, provo, contatto tra i due, Mumu dentro. Con Sen pericolosissimo questa azione, attenzione. Alza il piede, passa in settima posizione Sen. Si toccano di nuovo. Serie di contatti a catena scatenati dalla curva effettuata insieme da Andre e Sen. Ci vuole riprovare Senna? Ma non ha finito l'Hertz, no, niente, rimane dietro. Senna ha finito l'Hertz, sì. Attenzione in solid, si è avvicinato tantissimo. È lì. Solid tanto, sì. Intanto Hertz anche, vediamo se fonderà il colpo. Molto lontano per adesso. Preferisce aspettare. Comunque Senna nei confronti di lui molto, molto guardingo, anche perché memore magari del Canada, dove non è che abbiano finito vero, bene. Vero. Bravo. Guarda che Starzone, quando si scambia le posizioni, lo spinge fuori dalla pista Starzone. Sen per caso ha qualche avvertimento? Sen, andiamo a controllare allora. Direttore di gara per Sen. Ha due visi Sen. È a rischio, eh. Eccolo, penalità.
Ecco per la verità, allora, per Senna. Che gufata. In entrata dallo stadio. No, perché l'ho visto anche l'ultimo giro un po' molto cauto sull'uscita curva. Tanto già nei box. Che gomma bianca. Tenta la strategia una sola sosta. Sainz intanto si è rifatto sotto su Bumbo. Andrea invece, dopo quella lotta con Sainz, ha perso veramente tanto tempo, 4 secondi con gomma rossa. Bandiera gialla, Lorebat a muro. Oggi Lorebat giornata no. Curva alla prima chicane, sì. Prima chicane, peccato per Lorebat. Ma possiamo già dirlo che Lorebat matematicamente, no, non è vero, ancora no. Volevo dire no, che era matematicamente qua sicuro del terzo posto, invece no, perché non, se non fa punti, giustamente non. Di sicuro terza sarà una Williams. Quello poco ma sicuro, quello sì. Però ecco, Big Chief dovrebbe stravincere la gara e Lorebat per uscire dal fuori dai punti. Di solito è in Italia di 3 secondi. Se ne è vicinissimo, ma anche in solid, sì. Anche in solid. Anche in solid. Più in solid vicino che se ne vicino, sì. A Mumu. Però Mumu ha il DRS di Andre, quindi si può difendere. Infatti no, non riesce. In solid arriva lunghissimo. Rischio tamponamento. Adesso Sen è molto vicino. Purtroppo Sen non ha Hertz. Una Hertz, quindi non può neanche fare l'attacco. No Hertz per Sen. Mentre ancora non siamo a metà gara. Messico, gara veramente lunghissima. E domani qua devo fare al 100%. Che gioia. Il nostro Zax tornerà in patria domani per partecipare al 100%. Tanto Simo James Hunt è vicinissimo a suo fratello, alle Million. Penso sì, che sarà un bel derby. Esce un po' male però. Si sposta. Si sposta verso il muretto. Vediamoli. Anche loro sono in battaglia per il test, per un podio comunque. Senza Hertz entrambi. Mondiale. Passa Simo James Hunt. E bloccaggio. Scusa, Million rischia di perderla. Bella immagine dall'elicottero. Molto molto belle queste inquadrature. Sì, invece ho notato invece dalle live di Assetto Corsa su PS c'è, cioè, delle inquadrature veramente orrende. Sì, c'è una cosa su cui devo migliorare. È l'unica cosa che fa per uno. È andato un leggero testa coda anche in solid. Ha perso un po' di tempo da sé. Toretto, altri 3 secondi. Toretto. Altri 3 secondi. Quanti ne aveva Toretto? Dettaglio. 9 adesso secondi. Sta che un po' cristallizzati a parte Sen, che è anche Alex. Sen è di finissimo Mumu. Di nuovo, ancora. E Mumu. Ok, se no, Aldi Res. No, non Aldi Res, attenzione. Posso lanciare una gufata? Vai. Ormai da stasera. No, i due fratelli ancora molto puliti, cioè, no, ma poi non è facile non prendere penalità qui. Se in questa pista è difficilissimo. Sen si sposta sull'esterno, il consiglio dell'esterno Mumu. Ruota, quasi l'aggancio. Bello il sorpasso di Sen. Di forza Sen. Bellissimo il sorpasso di Sen. Eccola, andato via. Ciao, buonasera.
Purtroppo è una pista destinata allora lancio un pronostico. Lancio un pronostico. Vai. Mancano Lorebat, Alemino e Neandre a prendere penalità. Lo prenderanno tutti. Tutta la griglia con le penalità. Zitto. Sì, purtroppo sì. Marco è un po'. E c'è penalità. E Jadrin in stranamente 30. 12 secondi già per Jadrin. 9 per solo Matt. Comunque, non per dire, gli unici, a parte l'Emilion, che non ha preso penalità sono quella quarantena capo. Vero? Piccolo dettaglio. E poi quarantena capo, Andrea non partecipato a una gara. Che non ha neanche finito. Tra l'altro in Messico. Mumu ci riprova, attenzione, interno. In verità non ha neanche iniziato, prova. Penalità per Mumu, larghissimo. Rischiato un po'. Mentre sono arrivati su Andre, che ormai avrà la gomma rossa abbastanza cotta. Sì. Deve. Conviene sostare questo giro qua, Andre. Sta perdendo una marea di tempo. Vediamo, senti, ci riprova su Andre. Ci prova subito. No. Ci fa vedere, no. Oh! Mi compare Mumu, che va lunghissimo. Il consiglio lo tocca, forse... Abbiamo salotto Mumu. Andrea ancora non sosta, quindi Sen ci proverà. Zero airs però per Sen, attenzione, mentre Andrea ne ha veramente tantissimo. Non se lo usa? Sì, lo usa adesso per difendersi. Non affonda, infatti l'ha staccata Sen. Non basta il DRS. Forse è abbastanza anche scarico, Andrea. Prova via, va via. Aspetta, bandiera gialla. Terzo settore. Su una mattina, sa. Su una mattina. Penalità. Sì. O anche Merita. Entry box. Dati box. Sa che sì. Sa che su una si tira. È tirato. O si sono toccati, hanno fatto e anche solo Matt. Non so cosa è successo. Anche entrambi, Sai, sono stati abbastanza vicini. Entrambi concludono la gara del GP di Messico al penultimo appuntamento ai box. E adesso Sen è veramente vicinissimo. Ci deve provare. Ci vuole provare. Ancora Mumu tocca Sen. Vediamo se questo esce molto bene, Andrea. È uscito molto bene l'ultima curva. Ma comunque usa anche un pizzico d'ers. Non riesce a passare. È anche molto distante, rimane molto distante. Oh, qui esce malissimo Andrea. Niente, non ha ers. Se non riesce a conquistare la posizione Sam, però potrebbe andargli bene anche la quinta posizione. Sì. Assolutamente. Si potrebbe fare il Prost in questa gara, gestirla, e comunque adesso perderebbe, se non sbaglio, 15 punti. Quindi sarebbe ancora saldamente al comando della classifica. Vediamo Mumu se si avvicina a Sen. Non dovrebbe avere l'auto danneggiata. Ecco, altra penalità di tempo per Mumu. No! Incredibile quello che succede. Non ci posso. Tra Andre e Sen. Sen rompe l'ala. Cioè, Sen ha tentato il sorpasso all'interno mentre Andre entrava in box. Sì, incredibile. Sì. Peccato, non si sono capiti i piloti. Questo giro l'ho fatto io. Vedo i replay, ecco, voglio rivedere. No, non lo E più che altro, tutte e due le alfa in box.
peccato per il nostro un po' stupito da questo perché, cioè, era prevedibile perché Andre stava andando abbastanza lento negli ultimi giri, doveva rientrare, ma non ho capito la manovra di Sen. Ha peccato di lucidità proprio nel momento sbagliato. Sen, che si è buttato dentro, aspettava 400 metri, prendeva la scia e portava a casa il sorpasso senza problemi. Brutto peccato, è stato sicuramente un incidente di gara. Si sono capiti. Sen, gara rovinata. Si trova al dodicesimo, rovinando anche la gara del proprio compagno di squadra che ha bruciato l'undercut di Toretto. Tutto comunque era con gomma bianca. E cosa è successo? È rientrato? Aveva rotto l'ala? Cosa è successo? Andre. Toretto. No, Toretto. Non lo so. Mi stanno scrivendo che Sen ha bruciato l'undercut di Toretto, ma l'ha scritto Yoshi. Senza specificare troppo, anche a noi ci sembrava che avesse montato la gomma bianca, quindi non so che undercut stava facendo Toretto. Francamente non mi ricordo se Jade molto vicino a RSN Alex. Comunque in questo momento campionato completamente riaperto. Sì, campionato riaperto, esatto. Narga a meno uno, perché anche il giro veloce. Vero? Ah sì. Però la gara è lunga ancora, Sì. 14 giri e in Arga box intanto. Per Sen ancora però non ho detto che è la fine, perché ha montato la gomma rossa adesso. E forse avrà un calo gli ultimi 3 giri. Però forse in top 10 ci potrebbe rimanere, Chissà. Anche perché il passo. Sì, il passo ce l'ha per stare lì, quindi il problema sarà la gomma. Larga rientra comunque dietro Mumu. Penalità per Emilio. Tutto per realtà adesso, tranne Andre. E l'Orebat, esatto. Beh, che azzecco il pronostico. Ecco, l'Orebat penalità. 5 secondi poi. Sei in giro veloce. E adesso Sen via. Mumu. Cosa è successo, Mumu? Mi schianto Frisco tantissimo con Narga. Senti, vabbè. Ma comunque è importante anche il giro veloce, perché sono un punto in più, che faranno la differenza per la fine di queste due gare. Narga è stato in versione. Mumu è stato in versione Petrucci con Valentino Rossi in Valencia 2015. Uscito fuori pista per far passare Narga dopo le toccatine a Sen. È stata una manovra che mi ha lasciato un po' perplesso. E intanto il box dei due fratelli e Narga su un solid che ritorna al primo posto. Sul passo molto facile. Narga questa sera poco inquadrato dalla regia, ma ha fatto, diciamo, una gara molto in solitaria e dominando. Veramente un passo devastante. C'è un vantaggio che non si può calcolare sui fratelli. Adesso i solidi secondo. Ah, Narga 6 secondi ha di penalità, Bandiera gialla. È Toretto, mi sa. Mumu 21 secondi di penalità. Mumu 20 secondi sono tanti. Safety car, attenzione. Altra safety car. Adesso. Narga ha messo gomma. Aveva messo gomma gialla, non so per quale motivo. Non ha messo una rossa. Francamente, credo che Mumu ha tagliato tutta la pista. Forato anche la gomma posteriore. 16 giri di. Non sto capendo dove. Non so cosa. Ha forato? Ha forato, ma ha rotto tutto anche.
effetto sembra un impatto contro le barriere più che una forata normale. Ha forato con solo 16 giri di gialla? E si continua a girarsi, non mi ricordo. Ma la gialla in teoria li fa 16 giri, o sbaglio? Sì, sì, infatti è strano questo, perché ha rotto veramente tutta la macchina, quindi... Strano, attenzione, anche Max, colpisce Max del Mark che sbriciola, prende penalità. Auguri Ludo per il reclame. No, questi non li faccio, basta. Lascio tutto com'è. Intanto due fratelli in davanti. Tutto questo Sam quinto, eh sì, riaperto. Senti, fratelli davanti, Naka ha montato le rosse. Mumu ha completamente spaccato per entrare in box. Tolgo questa brutta scena e ritorniamo davanti. Andiamo davanti perché i due fratelli comandano la gara, seguiti da Narga. Un solid, Senza Justice al quinto, dopo lo spavento, in qualche giro fa si ritrova con una ghiotta opportunità per recuperare su un arco, sul suo diretto avversario, che sta terzo, lo vede, lo sente. Testo breve. Safety car a pennello per Senna. Sì. Sì. Safety car a pennello, esatto. Saranno 10 giri leggermente di fuoco. 10 giri bellissimi. Vediamo, perché Andre è senza penalità, quindi guadagnerà sicuramente delle posizioni. Molte posizioni se rimane lì vicino. Mentre Sen rischia al massimo una posizione. Se rimane così invariata la classifica, quindi arriverebbe tipo sesto. Io credo che Sen potrebbe continuare la sua gara, diciamo, di gestione. Sì. Poi adesso negli ultimi 10 giri deve essere più attento possibile, perché gli altri piloti saranno molto più aggressivi. Questo safety car sicuramente ha svantaggiato molto Andre, che con gomma è rientrato per rimettere un'altra gomma rossa e, dopo che aveva gomma gialla, quindi era rimasto un po' nelle retrovie e quindi l'ha diciamo svantaggiato un pochino. Credo anche che Sen, se non ha fatto diciamo impizzi in pista, peggio del sesto posto non riesca a fare. Lugana settimo, Svanzerò l'ottavo, a più passo di Andre. RGN invece potrebbe tornare su con gomma gialla, anche se molto, molto, molto difficile. Safety car questo giro, attenzione. Vediamo allora la ripartenza dei due fratelli. Ma molto veloce, Cibo. Ha sgranato molto il gruppo. E essere fatto adesso molto lento. Da uno strappo adesso. Ha strappato bene sul solido. Stiamo uscire dalle mille. Narga ci prova all'esterno. Narga all'esterno. Alle mille difende. Un solido. C'è Sen dietro? C'è Sen? Sen è quarto, sì. Sen è il vero che la posizione, allora. Su breve di solito. Sen è già quarto.
mentre Marco ha preso poche decimi adesso. Ma c'è Marco in età. Per ora Sen è davanti a Narga, eh? Narga ha sì, 6 secondi. Narga 6 secondi. Incredibile. In questo caso sarebbe campione del mondo? No. Terzo quarto no. Giusto Andrea. Sarebbe 11-12. No, sarebbe campione. Poi c'è anche il giro veloce. Quindi Sandy sicuramente sarebbe campione del mondo. Sì. Narga deve spezzarsi. Recuperare posizione. Sì, Narga deve prendere assolutamente i fratelli. I fratelli adesso hanno un buon passo. Sì. Adesso stanno consumando un po' più diverso rispetto a Narga. Sì. Però comunque Narga si vede che proprio ne ha molto di più, essendo già un secondo rifilato in mezzo giro. Andiamo a dare un'occhiata alla penalità allora. Devo dare un'occhiata a vedere quanti secondi c'ha, quanti avvisi ha Sen. È solo un avviso dopo la prima penalità. C'è comunque ancora margine d'errore. Un po' lungo al Simo il piano, un decimo solamente tra gli due fratelli, questo tanto è accessibile. Ci prova, si mette in scena Narga. Ancora non c'è il DRS, il prossimo giro si attiverà anche la mobile posteriore. Se vedi un gruppo di ultra perso tantissimo. Dogana, Jason, sono veramente lontani. C'è Sen che, ripeto, sta avendo più fatica con la gomma rossa di passo che con la gialla. Sì. Insolito è vicinissimo, anche Andre e Greve. Nel prossimo giorno c'è il DRS. Esatto. Il secondo qua, ancora davanti a Narga farebbe. E se non si può difendere perché non ha il DRS di Narga. Non ha neanche Hertz. Ah, non ha neanche Hertz, sì. Quindi. Mi sta anche tirando. Torretto penalità. Allora vediamo adesso. Cosa succederà? Le prime tre posizioni. Usa l'Hertz e Narga. Sono più sale miglia, una questione che miglia non subito dentro. Ho potuto ricciare su Sen. Il solito su Sen. E il Greve tampona Sen, attenzione, rompe. No, non ci credo. No. Dietro c'è anche Andra, attenzione. Si butta dentro, no, Andra, è... si butta dentro. Incrocio, bello. Di forza Sen difende. Bello, bello, bella lotta, bella lotta. Vediamo se ci riproverà, non penso. Ha fatto il piede, sì, da così. Ma ha rotto anche Sen, eh? No, no, Sen non è danneggiato. Non sembra danneggiato a me. Ah, solo il greve ha rotto. Perché me lo sono perso il tamponamento. Narga adesso decisivo. Vero Hertz tra i due fratelli. Passa le miglia, la presenza piatta. Vediamo se Narga ci prova nel contro il ritorno. All'esterno. Andre sorpassa Sen. Passa facilmente. Narga dentro. Narga dentro, si porta a casa il secondo posto.
Non posso fare adesso, dobbiamo guardare anche le penalità. Errore di Simo Sensato. Raga, sempre 6 secondi, ricordiamolo. Tutti quanti 3. Così la raccolta. Deve altre penalità. Sandy di nuovo vicino. Vediamo qua se faranno strategia i due Mercedes. Se si riescono a difendere da Senna. Arriva su Emilio. Si prova all'esterno. Va, larga, non resiste all'Emilio. Passa così, in prima posizione di nuovo, larga. Potete vedere anche il brio di qualche contatto. Simo! La stava per perdere. Ale, sale. Simo, che Million. Simo, e il Sol sta attaccando. Io mi sbaglio sempre a chiamarli, i due fratelli. Okay. Zeddy mi sta recuperando su Senna. 4-1, prima almeno 6. Ma Zeddy ricordiamo che ha gomma nuova, eh? Sì. Quindi è un po' più fresca, tipo due giri 3-9. In più. 3-9, attenzione. 3-8. Senna sta sudando, attenzione. E Andrea ricambia. Sono in battaglia le Mercedes. 3-1. Andrea di forza vuole tenersi dietro al greve. D8, sono vicino a Zeid. 2-7. Eh sì, perché stanno lottando molto, eh. Tanto l'Emilio non molla. Zeid comunque ricordiamo che ha due giorni di penalità. 12 secondi. Però l'Emilio se rimane così dietro non rischia troppo, rimane incollato, rimane... La porta a casa. Esatto, la porta a casa. Penalità per Senna, attenzione. Ecco, attenzione. Ok, che dietro a Jade che ha 45 anni di penalità, però... Per passare Andre sul greve? Sì. Non so, hanno fatto un cambio di posizione, sì, mi sembra. Tra l'altro il greve non è rientrato dopo la vittoria rotta. Sta tirando con la lettura rotta. Ah sì, allora ha fatto passare Andre. Però ci riprova. Oh. Grande strategia Mercedes, insomma. Sì, non capisco se si sta tirando si toccano. A scendere rettilinea oppure. No. Tanto per l'età per l'Emilion. È larga ora. Festeggia. Senna all'esterno, all'esterno Sen. Cosa fanno? Non si to. Ma sono impazziti. Cosa? Io. Allora. Incredibile quello che abbiamo visto tra le due. Incredibile. Davvero incredibile. Mercedes Masterplan. Ho probabilmente in catena. Forse ha danneggiato anche Sen, non sembra, fortunatamente. No, non sembra avere danni. Ma poi tra l'altro le due Mercedes hanno fatto un'ottima gara anche di squadra fino adesso. Non stavo capendo, perché a me sembra che prima il greve abbia rotto la macchina. Adesso si è buttato dentro così. Quindi non ha adesso si troverà su Senna, ma dubito che riuscirà a avvicinarsi. Anche Senna
Quanto c'è Jedi Sbrim? È arrivato? 0%. Sì. Ma nell'incidente Pedro, io non ero on board, ero dalla visuale dell'elicottero. Io ero on board, andiamo. Sambola qui. Ok, va bene, va bene. Questo sarà dopo, ne parleremo dopo. In post gara. In giro alla fine, larga davanti, parità di penalità. Comunque lotta agguerrita, per... attenzione Jade dentro su Sen, anche Andre lo tocca. Andre si muoverà adesso in fondo del filino. Ha azzardato molto lì al tornante. Andre si butta dentro sicuro. Sì. Tanto Ersi a utilizzare. Sen senza Ers. Si apre, si butta dentro, interno. Passa. Non si prova neanche a respingere l'attacco, sai. Adesso mi credo di fare breve. C'è anche il RGN, eh? Sì, c'è anche il RGN. Attenzione perché potrebbe vincerla Simo. Con soli 3 secondi di penalità. È lì, eh? È al limite, eh? Sì. È al limite, sì. Fuori. Adesso per... in circa 4 decimi è ancora prima Narga. Eccolo qua Narga. Ultime curve. 2-0. Sì, vince Narga. Gara 2-9, dominata. Vince Narga, sì. Arriva. Narga. Allora, taglia il traguardo. Simo in San secondo. Il solito quarto. Buona gara per il solito. Sì. Adesso scenderà tantissime posizioni. Se ne è perso un'altra posizione, attenzione. Su RGN. Sei sesto. Pazzesco. Torretto undicesimo, Dugana che scavalca Torretto. Un po' di penalità, tante penalità per Torretto. Quindi Sen campione? No. No. No, anzi, si avvicina parecchio Narga. Poi si parla, se non sbaglio, di una ventina di punti. Campionato ancora aperto all'ultima gara. Incredibile. Bello. Bravi a tutti. Questa trasformazione di Narga, incredibile. Sì. Testa. Sul podio mi sa che ci sarà da fare un po' come reclami. Sì. Dipende, auguri. Dipende, auguri Pedro. Auguri Pedro. No. Auguri, auguri Patrick. Auguri Ludo. So che ci stai seguendo. Sicuro. Intanto Andre arriva a fine gara senza penalità. Questo da sottolineare. Stranamente, però per quello che abbiamo visto con la Mercedes. Però non male. La gara di Andre. E mentre invitiamo i piloti. Sen è giro veloce, Sì, si è segnato 16-5 tra l'altro. Possiamo invitare i piloti per l'intervista, una breve intervista. E adesso invito Narga e i due fratelli e la fratellanza. Dai, oggi che c'è Zach con noi, le domande le lasciamo fare al buon Andre. Andiamo bene. Ah, sei riuscito a fare qualche... Oh, chi è che siamo? Narga? Narga e due fratelli, giusto? Sì. Stai invitando. Ok, già invitato, perfetto. Allora... mi inviti Simo, se senti che non lo trovo.
niente. Giusto. Ok, all'Emilio. Adesso invito anche. Sì, mo James Hunt. Perfetto, ci siamo. Aspettiamo i nostri super piloti che hanno tenuto aperto il mondiale. Tanto se avete Buonasera a tutti. Buonasera. 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 Ciao. Ciao Hola. ciao. Siamo tutti? Manca Narga. Manca Narga. Siamo, sì. Si fa attendere il vincitore. Sì, intanto vogliamo partire comunque col terzo posto, possiamo partire. Sì, assolutamente. Parlaci della tua gara. Guarda, sono molto amareggiato perché poteva essere la mia prima vittoria se non avessi preso quei 3 secondi, quindi sono molto giù. Cioè, terzo posto che comunque sono contento, però potevo vincere, quindi diciamo che sono molto amareggiato. Allora, è iniziata molto bene, che sono riuscito subito a prendermi il secondo posto dietro Narga, subito all'inizio. Poi lui è scappato via e quindi non sono riuscito a stargli dietro perché ha davvero un passo incredibile, gli faccio i miei complimenti. E niente, nel secondo stint con la gialla ho cercato di risparmiare un po', infatti anticipando un po' il pit stop sono arrivato con le gomme tanto usurate al secondo stint. Grazie anche alla safety siamo riusciti a catapultarci davanti io e Simone. Il problema è stato la concentrazione perché gli ultimi giri li ho fatti veramente male, scodavo un pochino troppo e purtroppo per quei 3 secondi mi si è vista sfumare la vittoria così, essendo che Narga ne va a 6. Simone va a 3 come me, quindi ero lì a 1 secondo e 7 alla fine e avrei vinto. Sono un po' triste, però nel complesso è andata bene, dai. Ah sì, dai, poi ad Abu Dhabi, secondo me, andrà meglio. Abu Dhabi non mi piace molto come pista, non è proprio una pista che mi va molto a genio, però proverò ad allenarmi e fare del mio meglio, come sempre. Ah sì, dai. Bene, per quanto riguarda invece Simo, invece ti ho visto molto scodare verso la fine. Era la fine con le gomme? Sì, diciamo che Proprio. la fine è stata un po' tragica perché mi sono distratto troppe volte, quindi ho scodato un paio di volte e ho perso terreno, ecco, altrimenti diciamo che avrei provato a vincere all'ultimo, dato che gli ultimi giri sono stati veramente pesanti e tipo per 1 o 2 giri ero di sotto. Che potevo vincere perché Narga era davanti a me 2 secondi e 9, quindi 2 secondi e 9, 2 secondi e 7, così, quindi è stato un po' così. Ah, comunque, una gran bella gara. Comunque, complimenti. E invece, domanda al vincitore: cosa hai pensato quando c'è stata l'ultima safety car? Come al solito stavo iniziando a bestemmiare, come al solito succede in ogni cavolo di gara in cui ho un passo tranquillo, deve sempre spuntare una safety car che mi rovina tutti i piani. Diciamo è stato faticoso, infatti devo fare i complimenti anch'io a loro che avevano un bellissimo passo, davvero. Mi hanno fatto sudare quattro camicie, Dio mio,
quando ho visto che ha preso all'Emilio, mi sembra all'ultimo la penalità, mi ricordo chi tra i due. Comunque ho saltato come un pazzo, perché veramente non, sì sì l'ho presa potevo, io ho dovuto tirare in quei, dopo la safety car sono stato zitto tutto il tempo, mi sentivo come a Singapore praticamente. Ho respirato solo alla fine, sono davvero contento almeno di questa cosa, perché me ne capitano veramente di tutti i colori ultimamente. C'è dato un po' di brio, ecco. Ma soprattutto campionato riaperto adesso. Sì, campionato riaperto. Speravo, avevo visto Senna un po' in difficoltà, cioè, visto che durante il passo gara, perché non me l'aspettavo proprio, dato il giro di qualifica che ha fatto. Infatti, quando ho visto che ha cominciato veramente a perdere posizioni su posizioni, ho cercato di spingere, veramente di impegnarmi di più. Infatti all'inizio andavo leggermente più piano, poi ho cominciato a spingere maggiormente per cercare di creare distacco, perché avevo paura di prendere penalità, ed è infatti quello che è successo. E mi ritengo appunto fortunato di aver avuto il margine, almeno dopo la safety car, di aver preso questi secondi, diciamo così. Però dai, è bello che almeno si protrae fino alla fine, e speriamo appunto di darci battaglia anche all'ultima gara. Speriamo. Ragazzi, avete altre domande? No, no, sono a posto. Anzi, non vedo l'ora di fare live per i nuovi complimenti a tutti. Dico Davia, volevo tutto questo, la Red Bull è di nuovo a podio. Esatto, esatto, quello è importantissimo. E allora chiudo, faccio un'ultima. Alex si è già espresso, però come vedete Abu Dhabi? Posso dire che la odio come pista? Sì, siamo in due, anzi sa che penso che piaccia, non piace neanche che è disegnata. A me piace, diciamo. sto sperando di entrare nella top 5, ci sto sperando ovviamente, sono sincero. E anche perché ho visto che Regine Alex è arrivato settimo, e quindi ho guadagnato un po' di punti su di lui. Adesso appunto alla top 5, dai, l'ultima gara me la gioco tutto per tutto, un'ultima tirata, dai. Beh, quindi Narga ci vedrà, lo vedremo protagonista anche ad Abu Dhabi, dai, dato che gli piace come pista, quindi E questa sera quindi abbiamo concluso la nostra live, grazie ai nostri piloti sul podio che ci tengono sempre compagnia post gara. Ringrazio Zax e Ludo per la telecronaca, e ci vediamo prossima settimana per l'ultimo appuntamento stagionale ad Abu Dhabi. A presto, buonanotte.